musica è Pescara. In diretta Enrico Rocchi. Benvenuto al consueto appuntamento del martedì con Musica e Pescara. Un saluto a Luca Teseo in regia. Insomma, mancano 3 giorni effettivi alla chiusura del calcio mercato. Tutte le attenzioni degli sportivi biancoazzurri sono ormai rivolte alle trattative che stanno arrivando in dirittura d'arrivo. Intanto diamo qualche notizia di giornata sulla squadra. È stato squalificato Zuparic per una giornata, squalificato anche Ciaramitaro del Trapani per una giornata. Qualche problema fisico per Schiavi, che comunque dovrebbe farcela per la partita di sabato. Multe di 2.000 euro alla società biancoazzurra, multa di 12.000 euro alla Juve Stadium. Insomma, per quanto riguarda invece il mercato, la notizia della giornata riguarda intanto Eusebio Di Francesco, esonerato ufficialmente dal Sassuolo. Oggi era stato contattato anche Pippo Inzaghi della Primavera del Milan, ma Gagliani ha detto no. Per quanto riguarda le trattative della società pescarese, si fanno sempre i soliti nomi. Non è stato ancora ufficializzato l'acquisto di Salviato, il difensore attualmente al Novara di proprietà del Livorno, e del centrocampista Tommaso Bianchi in prestito al Modena di proprietà del Sassuolo. Su Salviato sta lavorando Giorgio Repetto, su Bianchi sta lavorando il direttore sportivo Agri. Nel pomeriggio poi una notizia che riguarda Sforzini, sul quale hanno messo gli occhi addosso, anche se questo giocatore era seguito da Regina in Modena anche nei giorni scorsi. C'è stata una voce che si è sparsa in città di un'idea suggestiva, in pratica è questa la voce: il Pescara sta inseguendo l'attaccante Cacia del Verona, il Verona vorrebbe in cambio Sforzini, Mandorlini lo ha già avuto nell'esperienza con il Cluj. Ma adesso andiamo a sentire cosa succede nelle varie redazioni abruzzesi. Partiamo dalle redazioni televisive, iniziamo con TV6, dove abbiamo in diretta il collega Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera a tutti i vostri amici radioascoltatori. Allora, intanto partiamo subito da questa notizia che TV6 giovedì sera e venerdì sera sarà in diretta da Milano con delle trasmissioni in diretta a partire dalle ore 21, correggimi se sbaglio l'orario. No, hai detto bene, giovedì dalle 21 fino alle 22.30, poi venerdì dalle 21 fino alle 23.30, perché come sappiamo il calciomercato chiude venerdì 31 gennaio alle ore 23, e quindi noi diciamo così accompagneremo l'arrivo al traguardo delle 23, poi avremo un'altra mezz'ora in più per commentare tutte le operazioni, quindi diciamo a bocce ferme ma comunque sempre a caldo avremo un po' il responso delle varie trattative, soprattutto in ottica delle squadre abruzzesi, le due di Serie B, Pescara e Virtus Lanciano, ma anche un occhio alle squadre di Lega Pro, L'Aquila, Teramo e Chieti, per insomma saperne di più, saperlo subito proprio sul posto, magari anche con dichiarazioni dei dirigenti, presidenti che saranno presenti alla Tautele, che sarà anche il nostro quartier generale, oltre che il quartier generale delle squadre che faranno un mercato. Intanto complimenti per questa iniziativa, perché richiede un grosso sforzo tecnico, giornalistico ed anche economico, quindi per un emittente privato non è mai facile arrivare ad organizzare questo tipo di eventi, quindi vi facciamo i complimenti Andrea. Grazie Enrico, poi chi meglio di te insomma sa queste cose, visto che ne hai organizzate. Sì, quindi seguiremo il collega Andrea Giovannozzi, ma tutto lo staff di TV6 che sarà presente su a Milano. Certo. Entriamo nell'attualità, grande lavoro in queste ore nelle redazioni per quanto riguarda il Pescara, perché tu sai questa è un'emittente Radio California Jukebox, la radio del tifoso che si occupa soprattutto delle vicende del Pescara. Questi nomi, Salviato, Bianchi, non so se è giunta voce anche di questo interessamento continuo di Regina e Modena su Sforzini, non so che notizie darete questa sera nei vostri TG. Ma ho sentito prima parlare insomma di queste trattative che sono quelle più attuali, quelle di cui più si parla. Devo dire che a questo punto c'è anche un po' di prudenza, perché ormai le trattative ad esempio per Rispoli venivano date per fatte, e invece poi si sono arenate per Rispoli, per Cascione, tant'è vero che lo stesso Marino ieri in conferenza stampa ha detto: non mi chiedete più di giocatori che stanno arrivando, perché poi ogni volta che ne parliamo insieme poi, quindi fino a quando non ci sarà il comunicato ufficiale siamo tutti un po' prudenti a questo punto.
Appunto, appunto, però obiettivamente soprattutto l'arrivo di Salviato è un arrivo che è necessario, perché lo abbiamo visto anche nella partita di sabato, che magari non sarà stata persa per quel motivo, però se ti manca un esterno di ruolo come può essere Balzano, come può essere Rossi, non è possibile che una squadra della caratura del Pescara non abbia un giocatore di ruolo per poter compensare quella partenza. Anche nella partita con il Lugano, che era un amichevole, sì, ad esempio è stato impiegato un giocatore come Piscitella, che poi è andato via, ma lo stesso Piscitella non era neanche lui un giocatore di ruolo. È una carenza evidente in organico che non è concepibile per una squadra che voglia avere gli obiettivi del Pescara, quindi quell'arrivo va fatto subito. Poi c'è questo interessamento nei confronti di Bianchi, lì magari non c'è tutta questa emergenza, perché Rizzo dà delle garanzie, Brugman anche, poi insomma c'è il recupero di Nielsen, anche se la sua condizione va valutata nel tempo, ci sarebbe il Jolly Zuparic, però anche quel puntello sarebbe necessario, soprattutto dopo la partenza di Viviani, quindi a livello numerico più che altro si pareggerebbe il conto. Ma ritieni che ci possa essere qualche colpo a sorpresa secondo te da parte del Pescara in questi ultimi tre giorni? Io ho la sensazione di no, non penso che in pentola stia bollendo il grande colpo. Io penso che in questo mercato, dove di grossi colpi ce ne sono stati ben pochi, insomma il nome principale che viene in mente è quello di Ardemagni, che è stato anche nei radar del Pescara. Però mettiamoci anche Sansovini, che è sempre un giocatore importante per la B. Anche Sansovini io non l'ho messo dentro in questo discorso, perché comunque per Sansovini si trattava di un ritorno, di un terzo ritorno, e di un giocatore molto apprezzato, amato anche a Pescara, però comunque di un ritorno. Ecco, il nome che magari ora affascina è il nome nuovo, il nome di grido, come poteva essere Ardemagni. Io non penso che Pescara abbia in canna questo colpo, penso che ci si fiderà delle qualità realizzative mostrate da Maniero nella prima parte del campionato, e penso che si scommetterà in parte sulle qualità di Sforzini, perché è un giocatore su cui hai puntato, e di conseguenza l'auspicio è che Sforzini possa dimenticare i problemi che ha avuto nel 2013 e che questo nuovo anno possa essere foriero di soddisfazioni. Penso che si punterà su quello, si punterà anche sul fatto che Ragusa possa proseguire questa stagione da favola, e magari che Politano e Caprari possano essere il giusto completamento di un tridente che in tal modo possa far sognare i tifosi. Io penso che la fase offensiva del Pescara non possa essere messa in discussione, perché è un tridente che più o meno ha funzionato e ha contraddistinto la risalita del Pescara. Se arrivano i giusti puntelli, soprattutto dalla cintola in giù, e soprattutto se si affronta il campionato, perché poi questo è un altro nodo, con la giusta mentalità, il Pescara abbia già tutte le armi per competere. Ma ripeto, serve quella mentalità che si è vista nella seconda parte del girone d'andata e che non si è vista invece nella prima parte del girone d'andata. Andrea, ascolta, anche se è prematuro, perché mancano sempre tre giorni e in tre giorni può cambiare tutto lo scenario del calciomercato, sì, quindi non si possono fare i bilanci, ma posso chiederti un giudizio sulla campagna trasferimenti di gennaio della società biancazzurre? Guarda, sinceramente mi sembra senza infamia e senza rose, cioè la metterei sulla pari e patta, perché il nome che i tifosi sognano, che tutti sognano, io ritengo che non ci sarà, la società non prenderà nessuno di grido. Ci saranno dei puntelli, ma probabilmente questa squadra non ha bisogno neanche di grossi innesti, ma magari proprio di questi puntelli per cercare di colmare alcune lacune a livello di rincalzi o presunti tali. Quindi sarei, diciamo, abbastanza prudente anche nella valutazione, diciamo così, la mettere su questo aspetto, diciamo, pari e passo. Senti, ricordiamo anche l'appuntamento di questa sera in zona B, sarete regolarmente in onda, sì? Sì, saremmo regolarmente in onda, tanti temi, chiaramente il mercato, ma con il ritorno del campionato anche l'analisi delle partite delle due abruzzesi, Lanciano Brescia e Juve Stabia Pescara, e poi anche uno sguardo al prossimo turno, con una partita che a questo punto il Pescara non può permettersi di sbagliare davanti al proprio pubblico, con il Trapani e la Virtus, che invece renderà visita ad una Regina rinfrancata dalla vittoria di Bari e che ha
fatto questi ultimi innesti in tinta bianca-azzurra con Pigliacelli già protagonista e con Frattatore che è stato appena annunciato. Andrea Costantini, grazie. Ricordiamo l'appuntamento. Allora, l'appuntamento più importante, giovedì sera, ore 21, venerdì sera, certo, sempre, ore 21 su TV6 in diretta dall'Auto Hotel di Milano, giusto? Grazie sì, a te. Così. Grazie Enrico e buona serata a tutti. Andrea Costantini, buon lavoro. Andiamo a salutare la redazione di TV6 e torneremo tra qualche istante. Prima di così sentire altri colleghi, aggiorniamo la situazione sul difensore schiavi, perché c'è l'allarme schiavi. Il difensore centrale è uscito anzitempo dal campo per un risentimento muscolare all'adduttore della gamba sinistra e sarà valutato domani. Allora andiamo in un'altra redazione, Rete 8 Sport, con Massimo Profeta. Buonasera Massimo. Buonasera Enrico, come va? Che voce squillante. Allora, stai sfogliando la margherita. Salviato esatto. Sì, salviato no, bianchi sì, bianchi no. Bravo, bravo, perché hai capito perfettamente. Perché questi telefonini dei vari Repetto e dirigenti non rispondono, eh? Non rispondono, mettono l'occupato, quindi devo presumere, arguire che sono in fibrillazione anche loro, insomma, staranno lavorando per portare a termine queste operazioni di cui si parla ormai da diverse ore. Insomma, Salviato, mi dicono persone vicine alla società, che è praticamente conclusa come operazione, virtualmente conclusa, però fino a quando non c'è l'ufficialità, tu mi insegni, meglio essere sempre molto cauti, no? Senti, invece queste voci su Sforzini quanto corrispondono a verità? Giocatore corteggiatissimo, Regina, sì, Modena. Corteggiatissimo dal Modena. Ho saputo che insomma, vabbè, ma credo che sia stato scritto anche oggi dai giornali, sì, sì. Walter Alfredo Novellino lo vuole. Il problema però è che lui non è rimasto un buon rapporto con la piazza, no? Sì, esatto, lui ha questo problema insomma con la piazza, non si è lasciato benissimo diversi anni fa. Però mi risulta anche che lui non voglia lasciare Pescara, ecco, tutti stanno bene a Pescara, tutti i giocatori, quindi credo, io la vedo difficile insomma sotto questo profilo, anche perché il Modena, da quello che mi consta, metterebbe sul piatto la bilancia proprio Bianchi che interessa al Pescara, quindi si può fare questa operazione solo a condizione che Sforzini vada a Modena.
almeno questa è l'indiscrezione che ho raccolto, diciamo, sì, negli ultimi minuti. Però questa sarebbe una coperta corta, perché poi bisogna preoccuparsi del sostituto di Sforzini, quindi di trovare un altro attaccante. Ecco, questa, guarda, ti do una indiscrezione, te la voglio regalare, guarda, mi stai simpatico. Pare che il Pescara si stia muovendo per un giocatore del Chievo. Sì. Però mi fermo qui perché tra poco vado in onda, quindi magari mi potrete ascoltare. Ho capito. Quindi una punta del Chievo Verona insieme a Bianchi e Sforzini in partenza. Questo sarebbe il nuovo giro, no? Sì, dovrebbe essere così. Però ripeto, Bianchi potrebbe poi alla fine anche arrivare a Pescara a prescindere dalla partenza di Sforzini, cioè non è detto, perché secondo me potrebbe anche fare le valigie Cutolo, questa è la idea. Senti, Vukušić è ancora qui, sì. Vukušić in questo momento sì, anche quello è un nodo, perché è chiaro che, allora, facciamo un po' di chiarezza, perché il Pescara può fare un'altra operazione in entrata per quanto riguarda il reparto avanzato, parlo della punta centrale, solo a condizione che vada via Vukušić. Certo, e se Vukušić rimane, e allora non se ne fa nulla. Si dice che possa andare all'Olanense via Parma, però anche qui siamo nel campo delle supposizioni, non abbiamo certezze. Sì. E non so, è un momento un po' particolare, caro Enrico. Siamo tutti sul chi vive, però no, mancano ancora tre giorni, quindi non è sì, che sì, certo, questo sì. Però ecco, io sono d'accordo con chi ritiene che questa squadra debba essere solo completata alla fine, no? Perché mi pare che dal punto di vista delle certezze questa squadra le abbia date. Certo, cioè, è una squadra che adesso è quinta in classifica, perso malamente a Castellammare di Stabia, una sconfitta evitabilissima, però non mi pare che le altre stiano correndo, a giudicare dagli ultimi risultati. Quindi non sei preoccupato, no? No, io non sono preoccupato. No, nel senso, nel completare la rosa, non per il campionato. Ecco, lo sai che ti dico, questa è la mia idea, l'ho anche esternata ieri durante la trasmissione. Secondo me la priorità in questo momento è soprattutto a centrocampo. Sì. Cioè io non vedo, anzi vedrei benissimo un rinforzo di spessore al fianco di Brugman. Ma non perché non meritino i vari Rizzo, Nielsen, sono tutti giocatori che meritano grandissimo rispetto, grandissima considerazione, però io ritengo che per il salto di qualità serva un giocatore al fianco a Brugman, che possa giocare al fianco di Brugman, o comunque possa fungere da alternativa a Brugman. In questo momento non ce l'abbiamo, questo è poco ma sicuro. Senti Massimo, vogliamo ricordare anche gli appuntamenti che state organizzando per questo mercato in questi giorni? Farete degli speciali su Rete 8 Sport? Sì, domani sera alle 21, mercato coperto in collaborazione con ForzaPescara.com, il direttorissimo Paolo De Carolis, sì. Io affiancherò lui, sì. E non viceversa, quindi parleremo di mercato, e poi naturalmente la chiusura prevista per venerdì alle 23, dopo la tua trasmissione saremo in onda per dare le ultimissime, quindi dalle 22.35 intorno fino alle 11, alle 23.30, 23.20, insomma un'oretta insieme per dare le ultime novità. Insomma, quindi ricordiamo e poi ti lasciamo, Salviato non è ancora ufficialmente del Pescara, però è vicinissima la firma. Esatto, vicinissima la firma. Quando sono le 19.23 di martedì 28 gennaio. Però tra qualche minuto avremo il nome dell'eventuale attaccante biancoazzurro nel tuo TG. Va bene. Esatto. Grazie esatto. Massimo Profeta, buon lavoro Massimo. Grazie, grazie. Grazie a te Enrico, grazie. Non sopporto più la televisione, non sopporto chi ti vuole cambiare, soltanto, sì, soltanto per sentirsi migliore, yeah. Non sopporto più di sentirmi dire che non è questo il pezzo da interpretare. Io oggi, sai che faccio, scrivo come mi pare. Uno spirito libero sa quello che vuole, sa quando è ora di ballare. Tieni il tempo, muovi il corpo, scegli il passo e tirati su. Dammi un colore e non ti sbagliare, ricordati che non c'è.
tempo faccio andare via ogni dolore. Le ore, sì, le ore me le voglio godere. Uno spirito libero sa quello che vuole, sa quando è ora di cambiare. Soltanto comandare. E dopo lo spazio riservato alle televisioni, Andrea Costantini di TV6 e Massimo Profeta di Rete 8, quindi redazioni in gran fermento per avere notizie ufficiali su questi ultimi giorni di mercato. Finalmente venerdì 31 alle ore 23 ci sarà la chiusura ufficiale. Ricordiamo che il Pescara è tornato ad allenarsi, c'è questo allarme schiavi per un problema agli adduttori, è stato squalificato Zuparic per una giornata, salterà la partita con il Trapani, squalificato anche il giocatore siciliano Ciaramitaro. Poi sono state comminate le multe di 2.000 euro al Pescara dopo la partita di Castellammare di Stabia, multa di 12.000 euro anche alla Juve Stabia. Poi in giornata, sempre per quanto riguarda il calcio abruzzese, è stato ufficialmente esonerato l'allenatore del Sassuolo Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta di domenica. Abbiamo un altro collega dopo le televisioni, un collega che fa sempre televisione ma con un ruolo un po' diverso, un ruolo anche da opinionista, Luca Pennese. Buonasera Luca. Ciao Enrico, troppo buono, buonasera a te e a tutti gli amici che ci seguono all'ascolto. Allora, ti dico subito che non ci sono notizie ufficiali perché Salviato e Bianchi non sono ufficialmente ancora giocatori del Pescara. Però voglio chiederti, a tre giorni dalla chiusura di questa sessione invernale del mercato, cosa ti senti di dire in merito alle operazioni portate avanti, alle trattative, ecco, precisiamo, portate avanti dai dirigenti biancazzurri? Ma c'è un cane vicino a te, no? A qualche metro, sì. Sono per stare l'intimo di stare zitto, via lontano. Comunque, avrei voluto parlare di trattative, di operazioni concluse, perché sarebbe significato che non è stato buttato al vento di fatto un mese, perché che il mercato doveva portare un paio di innesti lo si sapeva già il 3 gennaio. Evidentemente Repetto e Sebastiani non sono riusciti a centrare gli obiettivi che avevano in mente. Qui poi basta vedere se dipende dal caso, dalle difficoltà economiche del momento generale, da alcune colpe degli stessi protagonisti, sarà il tempo poi magari a bocce ferme a dirlo. Di certo un esterno destro da affiancare a Balzano si sapeva che bisognava prenderlo, non ci si è riusciti e qui sono legittimi le amarezze dei tifosi che non hanno visto portare a termine questa operazione. Senti Luca, nell'ultima giornata, anzi negli ultimi giorni, l'uomo mercato del Pescara sembra essere diventato Sforzini, perché hanno messo gli occhi addosso su di lui, Regina, Modena, e pare che ci sia anche il Verona intenzionato se dovesse partire Cacia. Ecco, è un'idea un po' suggestiva, perché Mandorlini ha avuto Sforzini nel Cluj e potrebbe anche pensarci. Certo sono voci di mercato,
Beh, sono cose che comunque se circolano un minimo di fondamento, cioè che gli interessamenti per Sportini sono legittimi, perché Nando, al di là degli infortuni che lo hanno bloccato negli ultimi 12 mesi, è giocatore da categoria importante. Se io fossi nei dirigenti del Pescara ci penserei non una, non due, ma almeno tre volte prima di privarmi di quello che potrà essere l'uomo in più della seconda parte di stagione. Di certo, comunque, parliamoci chiaro, se va via Sforzini bisogna prendere un attaccante, un attaccante vero, importante, da 10 gol minimo da quel termine della stagione. Invece, sempre per quanto riguarda le voci che arrivano da Milano, Cutolo sembra allontanarsi dal Pescara, però sono voci di oggi, martedì, poi domani probabilmente sarà riconfermato in toto, sai. Ma io l'arrivo di Caprari, Cutolo lo vedo come la terza scelta, quindi io anche negli interessi del ragazzo che a Pescara per tanti motivi non è riuscito a esprimersi, penserei seriamente di cambiare area, perché dopo Politano c'è Caprari e dopo c'è Cutolo, quindi gli spazi per lui si sono ristretti e c'è una, non nascondiamoci, una certa insofferenza anche da parte del pubblico. Domenica e sabato nella trasferta di Castellammare sarà stato un caso del destino che ci ha messo lo zampino, ma con l'ingresso di Cutolo, Kosic e Ćosić sono arrivati i problemi dei biancazzurri, che poi hanno visto passare dal vantaggio la sconfitta nel giro di pochi minuti. Comunque, Luca, nonostante questa sconfitta, tu sei sempre pronto a scommettere, sì, come sostieni da 4 mesi, quindi da quando le cose andavano male, lo puoi dire anche per radio, il Pescara? Pescara va in Serie A, tranquillo, facile. Non so che Luca Penneseo si arrabbia perché è scaramantico, ma Luca Pennese però lo sta dicendo da ottobre, quindi lo deve ribadire nei momenti difficili, no? sì, no, lo ribadiamo anche dopo una sconfitta che ha lasciato la mare in bocca. Io spero che questo schiaffo serva a svegliare il Pescara, il suo tecnico e tutto lo spogliatoio. Tecnico che non mi è piaciuto ieri in alcune dichiarazioni, quando ha definito le critiche chiacchiere da bar, secondo me questa è un'uscita infelice che si poteva risparmiare, mi andava di dirla questa cosa, perché queste chiacchiere da bar, come ha definito lui, gli permettono di avere un conto in banca a 7-8-0, perché se non ci fossero queste chiacchiere il calcio sarebbe come la lirica, uno sport di nicchia, e lui non avrebbe tutti quei soldi che ha accumulato nella sua meritata carriera. Porca miseria, che attacco finale, no, e perché te lo tenevi dentro. No, perché quando le cose vanno bene viene elogiato, gonfia il petto, poi quando viene criticato fa il piccato, e sinceramente un po' un atteggiamento che non mi è piaciuto, giusto lì. Però ti sarà piaciuto quando ha detto che si è preso tutte le responsabilità su questa sconfitta. Sì, infatti, se lui avesse finito la conferenza stampa a metà sarebbe stato perfetto, poi ci ha voluto mettere quella seconda parte, anche perché credo di aver detto un'ovvietà: se del calcio non si parlasse come si fa dal lunedì alla domenica, il calcio sarebbe uno sport di nicchia come può essere il rugby, il basket, un altro sport, e non circolerebbero tutti quei soldi che fanno la loro fortuna. Luca Pennese, grazie. C'è Luca Teseo che ti dedica questo brano musicale proprio perché sei stato abbastanza sincero, quindi queste cose si dicono spesso tra le quattro mura di casa, e tu sei stato molto molto onesto, e Luca ti dedica questo brano. Grazie Luca. Grazie a voi. Anni questi, anni passati così, aridi, sterili, vuoti, e l'era delle immagini ci ha rubato il cuore, l'inventiva, le idee, le parole. Oh, certo che provo qualcosa per te, ma dire amore è difficile. L'epoca del tuntuncia, spatupatuncia, stordito il cuore. Siamo isole senza valore, ma la sera a casa di Luca torniamo a parlare. Ma la sera a casa di Luca che musica c'è? Pochi amici a casa di Luca, lo stato ideale.
casa di Luca e nient'altro che sé. Certe sere a casa di Luca facciamo le tre cantando le canzoni. Che belle vibrazioni. Anche tu, anche se a casa stai comodo, ma questa è un'era subdola che ti inchioda il cuore e la vita ad un televisore. Ma la sera a casa di Luca torniamo a parlare. Ma la sera a casa di Luca che musica c'è? Si discute a casa di Luca. Sembra niente, invece è importante. Ci devi venire dal balcone. A Musica e Pescara hanno partecipato Andrea Costantini di TV6, Massimo Profeta di Rete 8 ed il collega Luca Pennese. Appuntamento domani sera con Comincia l'avventura, giovedì il jukebox bianco-azzurro, venerdì l'attesa e tutti i giorni con Luca Teseo, Delfino Planet. California Radio Jukebox, la radio del tifoso, ha presentato Musica e Pescara. Musica e Pescara. In diretta Enrico Rocchi. Ascoltando California Radio Jukebox. California California Radio.